apri. Il sistema periventricolare sente le citochinine rilasciate ai primi stadi della risposta immunitaria, ma rilascia prostaglandine che stimolano le funzioni dell'ipotalamo, se non è contrastato da antipiretici. Perciò sì, il suo cervello è in fiamme. Richard non ha tentato di togliersi la vita. Si è buttato in piscina perché non poteva regolare la temperatura corporea. Ha una disfunzione ipotalamica. E tu questo lo hai scoperto quando hai deciso di tuffarti nella piscina dell'università? Nella fontana. Io posso curarlo. Curarlo? L'acqua della fontana ti avrà schiarito le idee, ma regolare le funzioni dell'ipotalamo non rigenera il cervello. No, ma se il tessuto cicatriziale dell'ipotalamo poggia sull'ipofisi, le surrenali possono bloccarsi. Morbo di Addison. No, non si vede tessuto cicatriziale nella risonanza e la... Il cervello funziona. La temperatura è normale. Non c'è niente che non vada nell'ipotalamo o nell'ipofisi. Posso farlo camminare, posso Questa farlo parlare. Questa è un'idea campata in aria, che magari ti è venuta perché avevi caldo come lui. Iniettagli del cortisolo. Potrà fare di nuovo l'amore con la moglie e riabbracciare il figlio. Sempre sperando che non facesse il contrario. Non voglio mica curare un pedofilo. Tu stai sorridendo, è un brutto segno. Tu sei fatto. Te l'ho già detto che non prendo niente da 3 mesi. Scordati il cortisolo. Mi hai presentato la tua teoria confezionata con un bel fiocco regalo, ma non hai elementi per dimostrare che sia giusta. La tua decisione non ha alcun senso. Un'iniezione di cortisolo non comporta rischi. Se mi sbaglio, pazienza. Richard resta un vegetale, quello che è già, ma se ho ragione... Qui non stiamo calcolando i rischi di gestione di un'impresa. Ti riesce tanto difficile afferrare la parola no? Mi dispiace, House.